Grazie Presidente, consentitemi su questa proposta di emendamento della Commissione Bilancio ringraziare tutti i componenti della Commissione Bilancio per il lavoro profuso e per l'atteggiamento positivo che si è consumato in quella Commissione, che ha visto uniti sulle questioni importanti i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di opposizione. Ringrazio il Presidente che in uno spirito di continuità rispetto alle precedenti commissioni bilancio si è reso disponibile affinché venissero avanzate delle proposte dal Partito Democratico e dall'opposizione in generale in quella commissione e si procedesse verso una fase di emendamenti. Ritengo positivo il lavoro svolto dalla Commissione, che ripeto è in continuità con i precedenti lavori. Ricordo a tutti che la possibilità di emendare gli emendamenti è stata un'occasione iniziale proposta dall'amministrazione Giunta delle Rose, che ha visto Presidente di Commissione di centro-sinistra, e in continuità con questa impostazione si arriva oggi a procedere nella stessa direzione. Io credo che sia questo un lavoro positivo fatto dai componenti della Commissione, che hanno avuto la capacità di mettere al centro dei ragionamenti le questioni che io dico quotidiane per la città, che hanno avuto la capacità di creare su queste questioni la maggior parte dei consensi politici possibili e soprattutto hanno avuto anche la capacità tecnica e amministrativa di trasformare quelle riflessioni in emendamenti da proporre all'attenzione del Consiglio Comunale. Mi soffermo sull'emendamento proposto dal sottoscritto in Commissione Bilancio, che riguarda tutta la procedura relativa e sottoposta anche all'assessore ai lavori pubblici, relativa alla delibera di devoluzione della proprietà relativa al fuoco, riferita a tutti i residui urbani presenti nella cassa dei posti dei prestiti, che rappresentano tra l'altro, vista l'estrema difficoltà di reperimento delle risorse, una risorsa alternativa che il Partito Democratico ha fatto come proposta della Commissione Bilancio, che in un certo senso può ovviare ai minori trasferimenti stabiliti dal decreto governativo. E io credo che bisogna partire da questa impostazione, perché in un momento di grossissime difficoltà economiche, la capacità di una classe politica è quella di individuare fonti di finanziamento diversi da quelli tradizionali proprio per mantenere lo stesso livello di spesa. E in questo senso noi abbiamo ritenuto possibile, attraverso le richieste già formulate dal sottoscritto al dirigente e all'assessore dei lavori pubblici, interessare queste zone per la rinegoziazione di tutti i mutui accesi per la realizzazione di opere pubbliche che in realtà non sono stati spesi completamente, che quindi giacciono presso la cassa dei prestiti e prestiti, nei confronti dei quali noi chiediamo un'ulteriore rinegoziazione attraverso una delibera di devoluzione che sarà poi individuando anche un percorso amministrativo che sarà poi oggetto di un atto di indirizzo proposto dal Presidente della Commissione Bilancio, sul quale appunto da sottoporre all'attenzione dei consiglieri locali. Quindi mi sembra una proposta di consenso a costi zero, tranne quelli che hanno stati con fondi di bilancio che iniziano, fanno da spaziato e fatto un percorso che tende a intervenire pesantemente e seriamente verso la realizzazione di due opere pubbliche che noi riteniamo fondamentali per la città, che tra l'altro sono state stabilite anche dal commissario nella delibera del piano delle priorità e poi riportate nel piano biennale dei lavori pubblici, che continuano l'impostazione che si è data alla Commissione, che è quella di intervenire nella manutenzione stradale, sull'abilitazione e abilità in senso generale. Ritengo quindi positiva l'impostazione che si è data alla Commissione Bilancio, spero che l'unanimità raggiunta in quella Commissione possa essere raggiunta anche in Consiglio Comunale, perché credo che intorno alle questioni serie bisogna lavorare tutti quanti nella stessa direzione. Io su questo emendamento sono disponibile al mio voto favorevole,
indirizzamenti, quello precedente, questo e quello successivo, gli altri due non li conosco, non è stata fornita copia, e per dire soltanto che avendo avuto stamattina non c'è stato proprio il tempo materiale di comprenderne le ragioni politiche e le ragioni tecniche per cui siamo fatti determinati modi piuttosto che in altri modi. Questi tre emendamenti che funzionano di parere favorevole del Consiglio Sindacale, aspetta un po' che io faccio una piccola chiosa. Guardate, i pareri bisogna fornirli quando si è certi di ciò che c'è scritto negli atti. Questo non è terrorismo psicologico, questo è soltanto la necessità anche per noi di capire quali sono i procedimenti giuridici alla base di determinati atti. Non avendo la possibilità di studiare le leggi di tutti, non avendo chiaramente le competenze tecniche per poterne comprendere fino in fondo le ragioni e le motivazioni che hanno prodotti. Io ho ascoltato con attenzione ciò che diceva il consigliere Balsamo, mi sembra effettivamente proficuo il recupero delle disponibilità verso la cassa dei prestiti per i redditi mutui, non per la parte non ascoltata, e però devo dire che come sempre certamente la commissione bilancio non è che ha, come dire, votato ieri questi emendamenti, probabilmente una maggiore diffusione avrebbe consentito a ciascuno di noi di trovare soluzioni ancora migliorative, ovvero di poterli approvare senza nessuna riserva. E per questo motivo che non posso votare favorevolmente i emendamenti, avendo che avuto soltanto al corso di questa seduta, peraltro si tratta di emendamenti pure corposi, alcuni dei quali vanno anche, sono anche in linea con le cose che dirò sul bilancio, però certamente non tutte vanno in quella direzione. Come per esempio una serie di maggiorazioni di spese che vanno a orientamento che non condivido, perciò non avendo nemmeno avuto la possibilità di andare fino in fondo, dichiaro il mio voto contrario rispetto agli emendamenti, giustificando il voto contrario che c'è stato sul primo, aspettando poi gli altri emendamenti che sono ancora, diciamo, non prodotti fisicamente, per cui non ne possiamo conoscere il contesto. Va bene, se non ci sono altri interventi, consigliere Ciancarelli. Grazie Presidente. Consigliere. Innanzitutto una specifica, l'emendamento proposto dalla Commissione è uno solo, non sono tre, nel senso che tra più due, anche se ho detto il parere del Collegio delle Visioni dei Conti, non sono stati proposti dalla Commissione Bilancio, proposti dai dirigenti dei relativi settori. Quella che avete in commissione è stata fondamentalmente una presa d'atto, per cui da qui a breve magari leggiamo anche per parte della commissione per cui appunto si licenziano questi emendamenti. L'emendamento proposto dalla commissione è stato licenziato dal 28 maggio, quindi parliamo di 30 giorni. E mi rendo perfettamente conto delle costanze del Governo. Venendo dunque degli aspetti un attimino più tecnici relativi all'emendamento proposto, dall'unico emendamento proposto dalla Commissione Bilancio, sono io a dover ringraziare i colleghi della Commissione, in particolare, come ci ho fatto precedentemente, i colleghi della opposizione, perché quando poi si vuole lavorare veramente nell'interesse della città, i punti di convergenza si trovano sempre, con chi lo si faccia la luce. E un ringraziamento particolare, sempre il dovere morale, fatto al collega consigliere comunale del Partito Democratico, Giuseppe Balsamo, che è tutta la città professionale e tecnica, ci siamo avvalsi in altre leader preparatorie di questi emendamenti, tant'è che buona parte degli stessi nascono da una sua iniziativa di natura politica e pertanto mi sembrava giusto dare in atto e riconoscere i lunghi meriti a chi ha lavorato insieme alla Commissione in questa direzione, cioè la direzione politica.